Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata del TG del Salvagente, il TG dedicato alla tutela dei consumatori. Parliamo di un nuovo pesticida brevettato in America basato sull'mRNA. Infatti questa società statunitense sta brevettando questo pesticida che andrà ad agire sul coleottero delle patate con un procedimento simile a quello utilizzato durante i vaccini anti-Covid. Una tecnologia che comunque ha dei limiti e sta sollevando diverse polemiche. Ascoltiamo. Come racconta Scienze, che ha dedicato un articolo alla novità basato su un meccanismo chiamato interferenza dell'RNA, lo spray prende di mira un gene vitale nel coleottero della patata del Colorado. Il gene bersaglio è unico per il parassita e i suoi parenti stretti, il che dovrebbe prevenire danni agli impollinatori e ad altre specie. Così puoi colpire con precisione l'insetto che vuoi uccidere, dice l'entomologo dell'Università del Kentucky, che l'anno scorso ha pubblicato una recensione descrivendo lo sviluppo dei pesticidi a base di RNA. Commercializzato come Calanta dalla compagnia Greenlight Biosciences, il pesticida ha ottenuto l'approvazione dell'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti a gennaio dopo una revisione di 4 anni. Altri prodotti a base di RNA sono in fase di sviluppo. Greenlight ha richiesto l'approvazione normativa per un pesticida che prende di mira l'Acaro varroa, il principale flagello delle api da miele, che può resistere a quasi tutti i pesticidi disponibili. Altre aziende hanno prodotti in fase di sperimentazione sul campo. Nel frattempo, i ricercatori di varie università stanno esplorando l'RNA come strumento per combattere gli psillidi degli agrumi asiatici, i coleotteri della corteccia, le zanzare e altre specie. La tecnologia ha delle limitazioni, chiarisce Scienze. Non funziona con i lepidotteri, un gruppo di insetti che comprende la falena del cavolo e molti altri parassiti, che hanno potenti enzimi nel loro intestino, che degradano l'RNA. Così come non mancano le critiche, durante la revisione normativa di Calanta, i gruppi ambientalisti hanno sollevato preoccupazioni sui potenziali danni alle specie non bersaglio. I gruppi hanno richiesto valutazioni del rischio più ampie. Hanno anche sottolineato che non è chiaro se la formulazione nello spray che mantiene stabile l'RNA sia sicura perché gli ingredienti non sono stati resi noti. Anche se molti sperano che la tecnologia possa inaugurare una nuova era nel controllo dei parassiti. Tagliare i capelli può essere una risorsa, lo dice una nuova ricerca, un progetto innovativo di studenti dell'Università La Sapienza che sta estraendo la cheratina dai capelli tagliati per utilizzare questa sostanza e applicarla in ambito farmaceutico, cosmetico, agricolo, ambientale e alimentare. Solo in Italia ogni anno i parrucchieri buttano oltre 5.000 tonnellate di capelli tagliati, che sono anche difficili da smaltire e se inceneriti possono rilasciare sostanze tossiche. Ebbene, un team di 9 giovani studenti dell'Università La Sapienza di Roma ha scoperto come trasformare questi capelli in una risorsa. L'innovativo progetto di economia circolare chiamato Keralight prevede di estrarre la cheratina dai capelli tagliati per realizzare un idrogel che può avere applicazioni nel settore farmaceutico, cosmetico, agricolo, ambientale e alimentare. Nella farmaceutica, ad esempio, l'idrogel è impiegato per alleviare i bruciori della pelle, facilitare la rigenerazione dei tessuti o nei bendaggi per la ricostruzione della superficie oculare. Nell'industria cosmetica è invece un ingrediente chiave dei patch per gli occhi, delle maschere idratanti, dei prodotti per la cura dei capelli, ma anche delle protesi per la chirurgia estetica. E grazie alla sua enorme capacità di trattenere l'acqua, l'idrogel è utilizzato anche in agricoltura, nel recupero ambientale e persino nella produzione alimentare. Il progetto Keralight realizza una perfetta economia circolare e sfrutta il network di parrucchieri, oltre che per la raccolta dei capelli tagliati, anche per informare e sensibilizzare i clienti sui possibili riusi dei capelli e più in generale sul grande valore che spesso i nostri rifiuti possono ancora avere grazie al riciclo o al riuso. Keralight nasce dalla volontà di creare un business attento all'ambiente, trasformando in risorsa un rifiuto tanto comune come possono essere i capelli tagliati tutti i giorni dalle migliaia di parrucchieri del nostro paese, spiegano Emilia Nappi e Aurora Cascioli, rispettivamente leader e vice leader del team Enactus La Sapienza. Ma vogliamo fare di più. I capelli, infatti, sono un materiale straordinario che, grazie alla loro resistenza e capacità di assorbire liquidi, può essere riutilizzato per applicazioni innovative. E con Keralight hanno trovato il modo di dare una seconda vita anche ai capelli tagliati, creando un circolo virtuoso da cui ogni attore, dai parrucchieri alle industrie ai consumatori, può trarre beneficio. Il progetto rappresenterà l'Italia alla prossima edizione dell'Enactus World Cup, in programma a ottobre in Kazakistan, dove studenti provenienti da tutto il mondo si sfideranno a colpi di idee imprenditoriali sostenibili volte a risolvere problemi di grande attualità.
Oltre al titolo di champion nella National Competition di Enactus Italia, il team della Sapienza è stato premiato con il trofeo realizzato da Krill Design, azienda che ha fatto dell'economia circolare la sua cifra distintiva, trasformando i sottoprodotti organici delle aziende in Recryl, un biopolimero biodegradabile e compostabile, con cui realizza prodotti di ecodesign funzionali alle esigenze dell'azienda stessa che ha generato lo scarto. Quest'anno Krill Design ha realizzato i trofei a partire da scherti di limone, arancia e lime. Il sale, lo sappiamo, crea problemi di ipertensione o problemi cardiovascolari, perciò sarebbe meglio ridurre la quantità di sale. Ecco perciò alcuni consigli per ingannare il cervello in qualche modo, utilizzare meno sale, ma comunque cucinare prodotti saporiti. Vediamo il servizio. Una riduzione del sale dal 10 al 25% in un piatto non viene percepita dal cervello, ci racconta Natalie Majer, nutrizionista e dietista. Dal 25% viene percepito come un piatto senza sapore, quindi è meglio procedere molto lentamente quando si decide di ridurre il sale. Occorrono dalle 3 alle 4 settimane per abituare le papille gustative a una dieta meno salata. L'acidità rileva il gusto, proprio come il sale. Limone, pompelmo, ma anche frutti rossi o verdure come rabarbaro, ravanello e acetosa svolgono meravigliosamente questo ruolo. E per evitare di salare la lattuga, che spesso risulta un po' insapore, è possibile abbinarla a endivia o rucola. Si può utilizzare anche l'aceto di sidro, un prodotto fermentato la cui acidità aiuterà le papille gustative. Cosa più inaspettata, il cioccolato fondente è un ottimo alleato della dieta priva di sale, soprattutto per chi soffre di ipertensione. La sua amarezza ha la capacità di esaltare il sapore di un piatto ed è possibile aggiungerlo anche in una vinaigrette, in un sugo di carne o di pesce sotto forma di cacao in polvere non zuccherato. Le erbe aromatiche e le spezie costituiscono il patrimonio primario di una cucina gustosa. È preferibile aggiungerli a inizio cottura, dopo averli passati ad esempio nel mortaio. Gli oli aromatizzati sono semplici e gustosi. Natalie Majer raccomanda poi di non mettere la saliera sul tavolo e di assaggiare sempre prima di aggiungere sale. Niente più sale nell'acqua della pasta. Per l'acqua di cottura di pasta, riso e patate va usato brodo anziché sale grosso. Sfumare il fondo di cottura permette di ravvivare i piatti, consiglia la nutrizionista. Se si usa la cottura a vapore, il cibo va prima arrostito per qualche istante per esaltarne il gusto, mentre le marinate sono sempre un'opzione sana e vincente per evitare il sale senza perdere il piacere. Il wasabi permette di ottenere pesci ricchi di sapore senza dover aggiungere sale. Infine, con il 10% di sale in media, anche gommasio e furikake aiutano a ridurre il contenuto di sale e sono deliziosi con molti cibi. Queste miscele sono a base di sesamo per il gommasio e, a seconda delle varianti, tuorlo d'uovo essiccato, semi di sesamo bianco tostati, tè verdi, limone o tonno essiccato per il furikake. Infine, non si devono estendere i codici asiatici fino al punto di adottare la salsa di soia e il nuk nam. Non sono amici della dieta priva di sale. Il sale proveniente dai prodotti industriali rappresenta il 74% dell'apporto medio di sodio. Aggiunto massicciamente nei prodotti ultraprocessati, il sale è presente in una grande quantità anche in alimenti come pane, salumi e stuzzichini da aperitivo e la maggior parte dei condimenti. Il sale è etichettato come sodio sulle etichette e va ricordato che 5 grammi di sale equivalgono a 2000 mg di sodio. Ma adesso passiamo la parola al nostro editore Matteo Fago. Capita sovente che quando siamo in vacanza troviamo un accesso wifi che viene fornito gratuitamente dalla struttura o in alcuni rari casi ormai a pagamento. Ecco, vediamo quali possono essere i rischi se accediamo a un wifi cosiddetto pubblico. Allora, va distinto appunto il tipo di accesso tra wifi pubblico e wifi privato o comunque in una struttura che è come quella che può essere un albergo. Innanzitutto, il wifi privato, cioè quello in cui per entrare noi dobbiamo inserire una password, è sicuramente più sicuro, più tranquillo di quello che può essere un wifi a cui accediamo senza dover inserire una password. Questo perché? Perché il wifi privato evidentemente limita l'accesso soltanto alle persone a cui dà quella password, come per esempio può essere un albergo. Vado in un albergo, ho la mia stanza e compreso nel prezzo della stanza c'è l'accesso al wifi, quindi avrò una password, meglio se questa password sarà la mia personalizzata, e in questo modo l'hotel sa che, diciamo, comunque il gestore sa che quelli che sono collegati alla rete internet tramite il suo accesso sono solo quelli che sono nelle stanze di hotel. E questo è un primo elemento che ci mette al riparo da una serie di rischi. Quali
quali rischi? I rischi delle reti pubbliche invece, come per esempio possono essere quelli che possiamo trovare in un accesso a internet, in un internet caffè, eccetera, sono di altro tipo e sono di possibili rischi che, di aggressione verso il nostro device che viene collegato a internet. Cioè, siamo col telefonino, per esempio, o col computer, accediamo a una di queste reti pubbliche senza password e su quella rete è presente un qualche computer o un qualche aggressore che vuole prendere il controllo del nostro computer, e questo lo si fa tramite una serie di programmi che si possono trovare, per esempio, nel dark web. Quindi il rischio delle reti pubbliche è fondamentalmente questo, che ci possa essere qualche personaggio che utilizza quella stessa rete, qualche personaggio, ovviamente qualche hacker, che voglia in qualche modo prendere il controllo del nostro computer. Questa è una cosa, un'eventualità rara, poi i computer sono tutti abbastanza protetti ormai, compresi i cellulari, però c'è sempre qualche criticità, magari qualche piccolo bacchetto non ancora risolto, e quindi bisogna fare attenzione. Consiglio è sempre quello di utilizzare sempre reti che abbiano una password per accedere e mai reti del tutto pubbliche. Questo è il primo elemento. L'altro elemento di rischio che può esserci con reti pubbliche o che comunque, diciamo, di cui non sappiamo nulla, è il cosiddetto man in the middle attack, ovvero sia che quella rete wifi costringa il nostro computer a utilizzare un determinato sistema di risoluzione dei nomi oppure un determinato filtro per accedere a internet, e questo filtro in realtà o questo sistema di risoluzione dei nomi è manipolato, è fittizio e serve per farci andare a finire nella nostra navigazione web verso siti che in realtà non sono quelli veri. Cioè, per esempio, vado sul sito della mia banca, ma invece di finire sul sito della banca finisco su un sito fittizio che copia i dati della banca, del portale vero, me li ripropone in una forma riprodotta, io metto i miei dati di accesso e in quel modo quello che sta in mezzo prende possesso di queste informazioni e in qualche modo ha accesso ai miei dati bancari. Ecco, questo è il vero rischio delle reti pubbliche, cioè quelle reti in cui noi non sappiamo da chi sono gestite. Quindi, ricapitolando, consiglio per l'estate, per andare in vacanza tranquilli, è date in vacanza in albergo oppure in un B&B, eccetera, eccetera, vi danno l'accesso al wifi con una password, benissimo, state tranquilli, potete usare, non c'è nessun problema. Raramente si creano dei problemi in queste situazioni, anzi diciamo quasi mai, e state tranquilli. Andiamo in vacanza, per esempio sto per strada in un vedo una rete wifi pubblica aperta senza password, evitate di accedere, non serve a niente ed è un pericolo che non vale la pena di correre, perché si rischia appunto di trovarsi poi a mettere a rischio informazioni senza nessuna necessità. Questa puntata del TG del Salvagente finisce qui, ma voi potete leggerci sulla nostra rivista cartacea online o sui nostri social. Vi ringrazio per essere stati con noi e alla prossima puntata.